che le Marche purtroppo stanno accusando il colpo della crisi generale, accentuata dalla presenza di piccole e medie imprese, impreparate ad affrontare la crisi e sempre più scettiche sulla possibilità di superarla. Un concetto che è stato centrale anche nel convegno Contrattare il nostro mestiere, dal territorio a Mirafiori, tenutosi all'ente fiera di Civitanova Marche. La ripresa sta arrivando a sprazzi, poi torna indietro, cioè c'è molta incertezza. Purtroppo siamo in assenza di politiche industriali di sostegno da parte della mano pubblica centrale e anche molto spesso locale. Nella vostra area qui c'è il problema appunto dell'elettrodomestico, che è una questione su cui si sta lavorando ma che è molto molto grave. Le piccole imprese hanno bisogno di credito, qui c'è un problema che riguarda le banche e quindi occorre sviluppare delle azioni anche da parte delle amministrazioni verso le banche di pressione. Ecco. È chiaro che bisogna aspettare che riprendano a tirare le grandi imprese e i grandi mercati per beneficiarne tutte le altre imprese del territorio. Bisogna affrontare la crisi, bisogna fare accordi che consentano alle aziende non solo di sopravvivere, che è importantissimo, ma anche di mettere le basi per poi non morire quando arriva la ripresa. La contrattazione quindi potrebbe essere una prima risposta alla crisi. Sì, perché siamo in una fase comunque di ripresa, anche se ancora con tante difficoltà occupazionali. Nelle aziende che stanno riprendendo faticosamente ma in maniera comunque impegnata, la contrattazione può essere una risposta per dare sostegno agli aumenti di produttività, agli aumenti di qualità che sono necessari per la competizione internazionale e anche per dare risposta al reddito dei lavoratori in un momento che insomma, in cui è stato fortemente penalizzato. Quindi noi vediamo la contrattazione proprio come una cooperazione imprese e lavoratori per risultati di maggiore produttività, qualità e reddito dei lavoratori. Una tendenza strutturale, ha dichiarato Leonardo Bartolucci, segretario generale della FILM CISL Marche, quella della crisi, se si pensa che la diminuzione delle ore di cassa integrazione ordinaria molto spesso è dovuta ad un aumento di licenziamenti e alla crescita notevole della cassa straordinaria, vale a dire quella utilizzata proprio per affrontare le crisi di natura strutturale. Come si può vedere dai dati, il settore metalmeccanico è quello che è particolarmente colpito dalla crisi e quindi è sicuramente il settore più esposto da un punto di vista industriale e quindi è quello su cui maggiormente bisogna porre l'attenzione ed è quello che anche per il 2011 avrà una situazione di difficoltà, dove per noi come sindacato l'obiettivo principale rimane comunque la salvaguardia dei posti di lavoro. Allora su questo sicuramente c'è bisogno di fare sistema. C'è bisogno di fare sistema e richiamare anche le istituzioni a quello che è un loro ruolo di guida, di coordinamento e anche di rilancio di quella che è una prospettiva industriale e questo credo che sia un obiettivo fondamentale. E poi sicuramente la nostra realtà che è fatta prevalentemente da piccole realtà produttive ha bisogno di cambiare quello slogan ma di guardare invece a un futuro in cui si ragioni di riaggregazione e di essere comunque capaci a guardare un mercato che cambia e quindi trovare soluzioni nuove con le quali affrontare i problemi della crisi. Impresa e occupazione. Pierluigi Rausei ci spiega quali sono gli spazi possibili di partecipazione. Sì, la sfida che il nuovo modello di contrattazione che la riforma degli assetti contrattuali nel 2009 ha lanciato alle organizzazioni sindacali è quella di radicare un modello nuovo di impresa per un modello nuovo di occupazione. In concreto ciò significa avviare non soltanto una contrattazione di secondo livello che consenta all'imprenditoria locale di guardare in senso globale alle sfide che questa crisi finanziaria e economica porta anche in un modello come quello regionale marchigiano e in particolare del tessuto maceratese, ma anche avviare progetti nuovi, percorsi nuovi. Qui nella provincia di Macerata lo abbiamo fatto insieme a CGL, CISL, UIL ed anche con la partecipazione di UGL ed è quello di avviare fenomeni importanti di controllo, in particolare in materia di agricoltura, dove abbiamo costituito un comitato tecnico provinciale insieme per monitorare la vicenda dell'utilizzo di alcune fenomenologie contrattuali e verificare come l'impresa agricola possa sviluppare alla luce di questa crisi per garantire una tutela occupazionale migliore, ultimativa e non solo, ma anche rispetto a temi di tutela come quelli dello Statuto dei lavoratori, rispetto a una videosorveglianza che è stata da sempre un controllo a distanza, oggi fortemente impattante dal punto di vista telematico,
che è stata da sempre una pecca dell'imprenditore marchigiano, un abbassamento di tutela necessario rispetto allo sviluppo economico, rispetto all'investimento sul produttivo. Bene, grazie alle organizzazioni sindacali in questa provincia, già il 3 agosto scorso abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che ha permesso l'avvio di un altro comitato tecnico per questi controlli a distanza e che ha permesso quindi al tessuto provinciale anche di impresa di trovare nel senso etico dello sviluppo del lavoro un nuovo modello. E allora gli spazi che si aprono sono spazi partecipativi fra imprese e lavoratori, sono spazi di capacità di coordinamento e sinergia fra istituzione e impresa, e questo è quello che il Ministero del Lavoro e l'ufficio territoriale che rappresento si onora di fare in questa provincia. E credo che la sfida grande in questa regione, che vive oggi il trauma di grandi gruppi, di grandi complessi imprenditoriali e industriali che non trovano soluzioni strategiche forti come altrove sono state tentate, possa essere davvero il canale per insediare in questo territorio un nuovo modello marchigiano che non è quello degli anni 80 ma quelli del prossimo millennio e quindi quelli di questo decennio, che ci vede tutti pronti ad una sfida che senza dubbio non potrà dare al territorio un'impresa come quella che era all'inizio di questa crisi.